Ciao a tutti, come state? Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte a tutti voi che state guardando questo video. Io spero che stiate molto bene e vi do il benvenuto uno dei video più felici del periodo, per quanto mi riguarda, ovvero arriva il mese di ottobre, parliamo di cose che succederanno nel mese di ottobre. Il mese di ottobre è il mio preferito in assoluto ormai da qualche anno, parecchi anni. E il mio gatto che pesa 11 kg si sta lanciando, ok, dalla cassettiera, ma è sopravvissuto, quindi possiamo andare avanti serenamente. Allora, in questo video, se riesco a spicciarmi e non divagare, vorrei darvi alcuni consigli di libri adatti da leggere secondo me nel mese di ottobre. Anche se è sempre tutto relativo, lo sappiamo, ognuno ha i suoi gusti, i periodi, le cose, non è? Però ho cercato al contempo di trovare, di consigliare delle cose un po' inusuali rispetto, ecco, a quelle che vengono consigliate normalmente, anche perché tante volte vi ho dato consigli in tema, su questo tema, e quindi non volevo ripetermi. Se appunto non blatero eccessivamente, vi racconto poi che cosa vorrei provare a leggere io, calcolando che le TBR mi divertono sempre tantissimo, fare le liste delle prossime letture è una cosa che mi fa impazzire di gioia, ma poi non c'è una volta che io riesca a rispettarle, o comunque le rispetto sempre a metà. Quindi chi lo sa, senza pretese, tutto sempre un po' così, no? Come siamo abituati a fare. Allora, vi parlo di questi cinque libri che secondo me potrebbero essere delle buone idee per questo periodo. Del primo, non è che non vi abbia mai parlato, ve ne ho già parlato tante volte, me ne rendo conto, però non credo che venga spesso consigliato in questa occasione e quindi volevo darvi questo tipo di spunto. Si tratta di Acqua Nera di Valentina d'Urbano. Di Valentina d'Urbano parliamo spesso qui su questi schermi. E con tanti di voi chiacchiero, ci sono alcune persone che mi chiedono magari con che cosa sia meglio iniziare per approcciare questa autrice, o tantissimi altri che mi dicono che l'hanno amata tanto anche loro, e questo non può che farmi piacere perché è una delle mie autrici preferite di sempre, insomma, da quando l'ho conosciuta. Questo è il mio preferito dell'autrice, forse l'ho già detto, e secondo me ha delle tinte talmente oscure e appunto cupe che è un libro perfetto da leggere nel mese di ottobre. È un libro perfetto da leggere sempre, leggetelo, vi prego, mi raccomando. Però ottobre potrebbe essere una buona occasione, un buon momento. La storia di Acqua Nera è quella di tre generazioni di donne, quindi una nonna, una mamma e una figlia, che vivono in un paesino molto piccolo, molto chiacchierone, come sempre è, e che vengono, diciamo, tacciate da sempre di essere delle specie di streghe o comunque di essere dei personaggi poco raccomandabili, strane, magari con dei poteri strani, perché ci sono alcune persone che si rivolgono a loro per essere curate con strani intrugli, insomma, sapete com'è nei posti piccoli, no? Ogni minima cosa poi diventa un dramma, ecco. E quindi c'è un po' questo alone di mistero che circonda questa famiglia. In realtà, nell'arco del libro poi si scopre da dove è nata questa voce e di che cosa si tratta realmente. Ed è un libro sul confine, secondo me, col realismo magico, perché non sono sicura che si possa definire davvero realismo magico. Ma la cosa più bella è che al contempo è estremamente umano, si parla di famiglia, si parla di relazioni, si parla di sentimenti. E tutto questo, su tutto questo c'è la ciliegina, sulla benedetta torta, famosissima torta, che è lo stile di scrittura di Valentina d'Urbano, che è incredibile. Io non voglio fare come quelli che dicono: ah, leggete questo libro perché è bellissimo. Però non so bene come altro motivarvi il mio amore per la sua scrittura. È semplice, è delicato, è aggressivo quando è il caso che lo sia, accompagna, proprio è uno stile accompagnatore. Ti prende per mano Valentina d'Urbano e ti accompagna all'interno della sua storia. E va bene, per cui spero di avervi motivato a sufficienza la cosa. Io ho questa edizione tascabile che costa 10 euro che ho recuperato di recente perché la mia copia staffetta si era disintegrata. E questo è il font che c'è all'interno. Andiamo avanti senza perderci ulteriormente. Vi faccio vedere due libri del re, non perché debba arrivare io a consigliarvi di leggere Stephen King, però secondo me di questi due non si parla tanto e nonostante tutto
col fatto che sono recenti, sapete che c'è tutta una fazione di persone che sostengono che i libri di King recenti non siano belli, non siano come quelli vecchi, insomma, una serie di cose. Invece, secondo me, questi due meritano, soprattutto in questo periodo. Uno è La scatola dei bottoni di Gwendy, che adesso esiste già intascabile. Questa costava 17,90 rilegata, molto carina perché ci sono anche delle piccole illustrazioni, morire che ne trovi una adesso perché tanto sappiamo che è sempre così. Ecco qua, vi faccio vedere. Non so se ci siano anche nel tascabile le illustrazioni. Ed è una storia super creepy e super nera in cui una ragazzina abbastanza cicciottella e abbastanza perseguitata dai bulli per questo motivo è, come tutti possiamo immaginarci, molto solitaria e va sempre su questa scalinata a correre per cercare di dimagrire, di porre fine ai suoi turbamenti, no? Che derivano da questo suo status. E finché un bel giorno non incontra un misterioso uomo parecchio inquietante che le fa un dono, le regala una scatola con all'interno dei bottoni, dei pulsanti, e le spiega come e quando, in che occasioni sarà opportuno schiacciarli o meno questi bottoni. Il problema è che questa ragazzina si trova in mano una cosa più grande di lei, più potente di lei, e quindi i turbamenti che ne deriveranno forse saranno addirittura peggiori rispetto a quelli che poverina doveva sostenere prima. Praticamente si troverà in mano un potere e talmente grande che dovrà capire come non farsi schiacciare da esso. Ecco, credo che possa essere un buon riassunto. Detto così, è scritto in compagnia di Richard Schitzmar. Schitzmar, non sapremo mai come si dice, e ve lo consiglio particolarmente. A me è piaciuto tantissimo, gente ho sentito non soddisfatta di questa storia, invece io la trovo molto adatta, molto oscura. L'altro invece, che è sempre oscuro perché di Stephen King stiamo parlando, ma che magari è meno immediatamente riconducibile al periodo di ottobre, Halloweenesco e quant'altro, è Elevation, in questa edizione super olografica, che non so come sia messa attualmente, costava 15,90 euro, e questo è il font, eccolo qua, stavolta al posto dell'interlinea c'è un'autostrada, è quindi un racconto lungo, l'edizione è molto bella, vi devo dire, ripeto, non so se ci sia ancora questa, ma davvero molto bella. E, allora, racconta la storia di un uomo che comincia a recarsi assiduamente dal suo medico, poiché si accorge che gli succede qualcosa di strano, ovvero non cambia di una virgola fisicamente, il suo aspetto rimane sempre lo stesso, però la bilancia continua inesorabilmente a segnare sempre meno peso, finché lui si renderà anche conto, lui e anche il dottore si renderà conto, che sta proprio diventando incorporeo, sta cominciando quasi a rischiare di lievitare, non di lievitare, di levitare, scusate, di prendere, ecco, il volo perché ormai non ha più consistenza, non ha più peso e quindi insieme al medico dovrà cercare di capire che cosa sta succedendo e anche cercare di, scusate, sempre qualche gatto che non ce la può fare a non passarmi su tutto l'imbastimento, ecco, dovranno cercare di capire come invertire questo processo perché ovviamente non sembra che possa portare a nulla di buono. E a me è piaciuto tantissimo, anche qua ho sentito dire noioso, so what, ma quindi, invece io l'ho trovato sì, un po' anche qua onirico, un po' intangibile, molto metaforico, però l'ho trovato molto bello, anche un po', cioè, anche originale rispetto a tante cose che leggiamo. Dopodiché vi faccio vedere un romanzo per ragazzi per poi chiudere col botto e poi vi dico. Mary Downing Han, quando Helen verrà a prenderti. Allora, questo è appunto un libro per ragazzi, vi faccio vedere il font e l'edizione costa rilegata 17 euro. Ed è una storia molto classica, racconta di una casa infestata dove si trasferisce una famiglia che, insomma, alcuni membri di questa famiglia, non vi dico chi, anche se è abbastanza intuibile, cominceranno ad entrare in contatto con lo spirito di questa ragazzina. Capiranno abbastanza in fretta che la ragazzina appunto non è come loro, e però dovranno riuscire a, diciamo,
entrare in contatto con lei per capire quanto sia pericolosa o meno, nel senso che questa cosa non è chiara, non sembra essere uno spirito malvagio che ha brutte intenzioni nei loro confronti, però ecco, la certezza di questa cosa non ce l'hanno. Non è sicuramente la storia più originale del mondo, però secondo me non ve ne avevo parlato approfonditamente sì, di sicuro, ma non so proprio neanche se ve l'ho mai fatto vedere qui. E quindi, essendo molto carino, io ho apprezzato anche molto sia lo sviluppo della storia che lo stile di scrittura, che non è facile con i libri per ragazzi letti da adulti, tra l'altro, perché in un attimo chi scrive libri per ragazzi rischia di cascare nella scontatezza dello scrivere come se fossero scemi invece che giovani, no? Ecco, invece in questo caso non è così. E quindi è molto scorrevole, molto divertente, super in tema. Io ve lo consiglio tantissimo. Allora, ragazzi, io vi do l'ultimo consiglio, però, super mega, come si dice, avvertenza. Questo è uno dei pugni nello stomaco peggiori che io abbia mai ricevuto leggendo un romanzo. Ribadisco, sono consapevole di poter apparire agli occhi di tanti come un autolesionista che non si capisce per quale oscuro motivo si debba fare del male leggendo, però so anche che c'è chi è come me, per cui si tratta di un autore estremamente importante della letteratura contemporanea americana, e vedete voi, ecco, cosa fare di questo consiglio che io vi do. Stomaco di ferro, proprio vi garantisco. Poi c'è chi è più sensibile a certi temi, chi meno, però insomma, ci siamo capiti. Cormac McCarthy, Il buio fuori. Allora, questa è la storia di una donna a cui viene sottratto il figlio neonato e che intraprenderà un viaggio alla ricerca del suo bambino, appunto, fino a che non lo troverà, cioè non ammette di fermarsi prima di averlo trovato, come ogni madre credo che farebbe. Allora, questa è la trama, finito, a parte che non vi posso dire altro, però questo è il concetto. Quello che è così devastante è sia lo stile di scrittura di Cormac McCarthy, che per me è molto difficile. Io lo amo tantissimo lui, però per me il suo stile di scrittura è molto difficile, quindi non lo nego. Non è un libro che dici, anche se è abbastanza sottile, vabbè, me lo faccio fuori brevemente. Secondo me no. Però non è neanche così incalzante la narrazione, perché comunque si tratta di una donna che vaga, vaga, vaga disperatamente alla ricerca di questo bambino, quindi non vi aspettate alcun che di cardiopalmatico, cioè proprio no. Dunque, quello che è così devastante, così sconvolgente, stavo dicendo, è intanto tutta la parte relativa ai flussi di coscienza della donna, che ovviamente patisce le pene dell'inferno in assenza di suo figlio. E oltretutto il suo compagno, non mi ricordo se fosse sposata, comunque sia l'uomo che la affiancava era violento, è violento, per cui c'è anche questo lato che è molto tosto da digerire e da accettare. Quindi è una donna estremamente provata dalla vita, da ciò che le è capitato in generale e in quel momento. Quando poi, lo dico non per fare degli spoiler, ma perché ci tengo molto che siate preparati a questa lettura. Quando poi si capirà che dov'è, stavo per dire che fine ha fatto, ma non è che abbia fatto una fine, quando si capirà dov'è questo bambino, quello è il momento peggiore sia per quello che succede nel vero senso della parola, sia per come reagisce la mamma, sia, insomma, non vi voglio dire troppo, però ci tengo molto a specificare che è davvero tosto, credo che si sia capito questo punto. Vi do un paio di note tecniche, nonostante no. Costava 26 euro questo libro, no, scherzavo, 26.000 lire, è molto vecchio, quindi non so quanto costi l'edizione attuale, questo è un super corallo che aveva questo tipo di font. Sono 204 pagine, saranno 200 pagine delle più toste che leggerete se deciderete di leggerlo. Questa copertina è stupenda, tra l'altro questo l'ho trovato, questa edizione, dal mio amico Gianluca, momento spottone così per differenziare i consigli dalle letture mie, dal mio amico Gianluca che ha una libreria dell'usato nel centro di Orvieto. Se per sbaglio qualcuno mi stesse guardando dall'Umbria e volesse sia andare alla ricerca di libri usati e trovare delle chicche come questa,
sia conoscere una persona che non si può neanche definirlo solo libraio, perché è una persona, lui è il mondo dei libri, ne sa un sacco, ti consiglia delle cose sempre originalissime che tu da solo magari non avresti mai neanche individuato nel mare di libri che esistono. Ecco, sappiate che doveste mai andare ad Orvieto o vi trovaste nelle vicinanze non mi ricordo come si chiama la via, ve la scrivo magari nell'info box. Comunque andate a trovare Gianluca, vi lascio sotto tutti i riferimenti perché lui è un personaggio e una persona veramente da definire storica, storico. Ecco. Finito il momento spottone, vi faccio vedere che cosa. Ah no, un altro consiglio bonus, mi stavo a scordare. Vi ho preso, per cambiare un po' ogni tanto, un graphic novel da consigliarvi che si chiama Perso nel bosco ed è di Dario Panzeri. È gigantesco, è edito da Eris, se non sbaglio, Eris Edizioni, eccolo qua, costa 19 euro, che pensavo ne costasse anche di più, francamente, per il lavoro che è tutto totalmente in bianco e nero e vorrei farvi vedere un paio di tavole senza scritte. Magari non queste che sono nere, per evitare di farvi degli spoiler, insomma, anche se non è una storia che si può spoilerare. È la storia di un viaggio, anche questa, ed è una storia davvero, com'è che si può dire? Estremamente onirica, estremamente intangibile, non ha una vera e propria trama, è tutto completamente riflessivo e intriso di cupezza generale. Sono dei disegni molto strani perché adesso li sto scegliendo apposta da farvi vedere. Voi mi direte: ma non si capisce un tubazzo di niente. Sì, è un po' così. È un viaggio all'interno della natura, anche non solo quella fisica, ma anche quella umana, ecco, sostanzialmente. E no, questo non ve lo posso far vedere. Comunque, è davvero molto bello. Faccio vedere questo che è iconico, ecco. Ve lo consiglio un sacco, non credo che appunto sia molto conosciuto, ma merita davvero tanto ed è un lavoro anche graficamente svolto, cioè graficamente esteriormente, svolto davvero con maestria. Arriviamo quindi davvero stavolta alle cose che vorrei leggere io. Con la prima farò ridere un po' di persone che mi conoscono o personalmente o da tanto tempo, perché sarà tipo, non lo so, il 6 ottobre che cerco di leggere questo libro, poi succede sempre qualcosa per cui non lo leggo. Si tratta degli incubi di Hazel di Leander Dini, eccolo qua, un vecchissimo Newton Compton, ed è un libro per ragazzi, a quanto ho capito è una storia un po' bartoniana di questo ragazzino, qua dice la vicenda strampalata e surreale, quasi un'Alice nel Paese delle Meraviglie, raccontata da Dini con un tono sobrio e verosimile che spiazza e inquieta. Quindi è un po' un'Alice al maschile e cupa inquietante, ecco, molto famoso che io sappia, nel senso che so che l'hanno letto in tanti amanti del genere. Questo è il font, so che l'edizione è fuori catalogo, non so se lo sia ancora, ma si trova abbastanza all'usato. Io l'ho trovato al libraccio a 3,40 euro, quindi non è questa grande spesa. Insomma, mi piacerebbe molto leggerlo. Se ne sapete qualcosa più di me, ma perché mi cadono le cose? Se ne sapete più di me, mi raccomando, fatemi sapere tutto quanto, senza spoiler ovviamente, e passiamo invece, no, passiamo a quest'altro, che come gli incubi di Hazel e come anche il prossimo libro, sta nella mia libreria da un sacco di tempo e sta nei miei desideri di lettura da un sacco di tempo e qua io adesso devo piantarla di comprare cose per quanto siano usate, per quanto le paghi poco, per quanto me le regalino, tutto quello che vogliamo, devo leggere le cose che già possiedo. Si tratta di Ho lasciato entrare la tempesta di Hannah Kent, che a quanto ho capito è un mix tra un romanzo storico, un thriller e un horror. Tutto questo costellato dal filone della stregoneria, per cui so che c'è dentro una storia d'amore, so che c'è dentro appunto la caccia alle streghe, tutta una serie di cose. Speriamo che la storia d'amore non sia predominante su tutto il resto, però invece magari potrebbe anche piacermi. L'ho pagato 5 euro al libraccio, ma costava 17,50 in questa edizione e vi faccio vedere il font, è un PM, eccolo qua. Non so se ne esistano altre edizioni. Come sempre, se lo avete letto, fatemi sapere se ne vale la pena o se devo già prepararmi a lanciarlo fuori dalla finestra in testa a quelli del bar che sta qua sotto. Allora, torniamo nella mia sfera amata del thriller psicologico, crime
credo, sempre credo, perché quando non ho ancora letto le cose non si può sapere. E parliamo della città che dimenticò di respirare di Kenneth J. Harvey, che adesso non vorrei dire una delle mie solite boiate, ma potrebbe essere fuori catalogo anche questo, perché mi ricordo di aver fatto un po' fatica a trovarlo, ma poi l'ho trovato a 8,25 euro, il 50% al libraccio, un sacco di tempo fa, per cui è arrivato decisamente il suo momento. Il font è veramente pretenzioso, quindi non so quanto ce la farò, perché veramente, cioè io ci vedo, per carità del cielo, non voglio dire di avere problemi che non ho, ma è proprio una questione di concentrazione. Quando mi fanno il font così piccolo mi viene male. E costa, no, l'abbiamo già detto, costava intorno ai 16-17 euro in questa edizione un po' vecchiotta, e racconta la storia di una città molto misteriosa su un'isola. Che è una roba che, un'ambientazione che mi fa impazzire, in cui è successo qualcosa di misterioso, non si sa che cosa, ma come se ci fosse un'epidemia, e so che non è esattamente il periodo di parlare di queste cose, però così è, la gente si dimentica come respirare, e quindi appunto è proprio come se fosse un'epidemia, una malattia, no? Mi ricorda un pochettino, pochettino, come atmosfere, anche come presupposto, Sleeping Beauties di Stephen King. Vediamo, vediamo se ci ho preso, se non c'entra assolutamente nulla. Vi terrò aggiornati poi su come non rispetterò questa lista di libri da leggere. E concluderei con una rilettura che è Gli amici silenziosi di Laura Purcell, di cui so che sta per uscire, o è già uscito, un nuovo libro. Allora, io di questo libro ricordo davvero poco perché l'ho letto super in fretta, perché mi ricordo avevo partecipato all'evento di rilascio quando era uscito. Ero arrivata in ritardo come mio solito, quindi me lo ero sparato super veloce per arrivare in tempo per scrivere la recensione. E quando faccio così già ho il cervello in pappa di mio per i fatti miei. Leggendo poi a questa velocità non mi è rimasto attaccato più di tanto, quindi vorrei rileggerlo. Mi ricordo che le atmosfere un po' erano quelle, e questa edizione è meravigliosa oggettivamente, per quanto futile sia questo commento, me l'ha regalata la mia mamma perché mi avevano mandato solo il PDF e io non smetterò mai di ringraziarla per questo. C'è anche una simpatica serratura qui in mezzo da cui sto cercando di guardarmi, ma non fa ridere, quindi andiamo avanti. E non lo so, spero di riuscire a leggere anche questo. Finito di sproloquiare, io non posso far altro che ringraziarvi di essere arrivati fino qui, chiedervi sempre con immenso trasporto di farmi sapere che cosa leggerete voi per questo periodo. Se vi piace questo periodo, se vi piace il mese di ottobre, qual è il vostro mese preferito? Segnate tutte le domande. Poi, se avete letto qualcuno dei libri che ho intenzione di leggere io, se avete già letto qualcuno dei libri che ho consigliato, o se vi ispira particolarmente qualcuno dei libri che ho consigliato. E una volta che facciamo colui o colei che risponderà a tutte queste domande, vincerà, non lo so, una bambolina, come si diceva tempo fa. No, non lo so, tutto il mio affetto, tutta la mia stima, tutta la mia gratitudine, perché mi piace chiacchierare con voi. Più io sono stanca, più straparlo e dico anche delle idiozie incredibili. Quindi vi saluto, vi ringrazio, vi bacio, vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video.